E benvenuti a una puntata di Coffee Talks, non in diretta ma quasi da Coffiness. Oggi siamo con due grandi amici, due grandi professionisti. Signore e signori, Samuele Toma from Sinodia e Antonio Camilli from Santa Voglia, ok? Che cura, non hai sbagliato. Giusto? Ok, perfetto. Allora amici, benvenuti, grazie per essere qui. Grazie a te per averci invitato. Grazie a voi, perché so che la vita da chef è una vita fast life, come direbbe qualcuno, e che non sempre si trova il tempo di fare anche queste... Live fast, die al dente. Vedi? Ecco. Che stronzata. Perfetto, io c'ho scritto underground. Che stronzata. E tu c'hai scritto qualcosa? No. No, non c'è niente. Perfetto. Non si può tatuare, non voglio nessuno. Non è vero, ce l'ho. Perfetto. I suoi si arrabbiano. C'ho uno qui, c'ho uno qui, c'ho uno qui, c'ho uno qui. Ce n'hai un po'. Allora, intanto è una bella giornata di sole, vogliamo dirlo. Adesso sembra giugno, ma non lo è. Sembra, e stamattina diluviava. A livello di mese, però. Di solito quando si finisce a parlare del tempo è finito. Come è finita? Vabbè, abbiamo appena iniziato. Allora, io prima, per chi non vi conoscesse, vorrei introdurvi. Allora, Samuele, tu hai un famosissimo... ristorante. Non esagerare. No, è vero, è molto famoso. Io sono venuto forse appena proprio avevi aperto. Adesso però se ne sente parlare veramente tanto e questo mi fa molto piacere. Vuol dire che fate un ottimo lavoro. Però vorrei che fossi tu a presentarci un po' non la storia intera, ma quantomeno un po' di intro al lavoro che fate, dove siete. Allora, noi siamo, vabbè, a Corigliano d'Otranto, Sinodia, niente, è un piccolo... Ma come quello... niente? Ti posso fare io una domanda? Vai. Ma chi te l'ha fatta fare? Dimmi la verità. È la stessa che ti stavo facendo io a te, chi te l'ha fatta fare. In teoria, secondo me, è una cosa che ci accomuna questa, no? Chi ce l'ha fatta fare? Cioè, nel senso, lavori e il desiderio di tornare in patria, a casa tua, di fare qualcosa per te, ma non solo per te, ma anche per gli altri. Quindi per far capire quello che tu sei andato a fare fuori e quello che è, diciamo, la ristorazione non solo in Salento, ma anche, non lo so, tipo a Londra, ad Amsterdam, a New York, a Los Angeles, a Las Vegas, in tutte le parti del mondo. Quindi a far capire anche un po' i servizi differenti, anche magari, non lo so, il classico servizio dell'acqua, oppure il servizio dell'olio, del pane, eccetera, eccetera. Quindi un'esperienza totalmente differente da quella dei ristoranti, tra virgolette, comuni che noi siamo abituati a frequentare. Quindi un'ondata nuova, una nuova generazione, una nuova area di freschezza a livello ristorativo. Quindi tu ti senti... Fresco. No, fresco ci credo poco. Quindi tu ti senti comunque promotore di una rivoluzione, di una battaglia. Cioè, un po' sì. No, non possiamo chiamare la battaglia, no? Però mi sento promotore di questa nuova generazione che... appunto ritorno a casa per fare qualcosa di bello, qualcosa di nuovo e per avere appunto un'esperienza differente. Da quanti anni esiste? Siamo a Corigliano da 5 anni, 2019 anno di apertura, 6 aprile 2019. E tu hai quanti anni? Adesso attualmente 26. Quindi quando hai iniziato? Avevo 20. Avevi 20 anni? Sì, non avevo ancora fatto 21. E venivi da dove? E tornavo da Amsterdam. Dove lavoravi ad Amsterdam? Ad Amsterdam stavo in un ristorante italiano che si chiamava Fico. Gli ho fatto per 2 anni l'avviamento, lo startup, quindi ho aperto un vero e proprio ristorante lì. E una volta che mi sono terminato il mio, tra virgolette, work per startup, erano due le cose: o rimanere lì, quindi continuare a fare di chef, oppure ritornare qua e cercare di fare qualcosa per non solo per me, ma anche per gli altri. Quindi cercare di non far andare via le persone che abitavano qui fuori a lavorare, perché anche qui, secondo me, si poteva fare tanto. E quindi sono rientrato, facevo le valigie per ritornare e passo da questo posto che era in vendita. Per gioco e per caso ho chiesto quanto era per acquistare. Un mio amico era qui e quindi abbiamo deciso di comprarlo insieme. E quindi sono rimasto qua, non sono più partito. Da ben 5 anni. Esatto, sì. Allora tu, Antonio, invece hai un ristorante che si chiama Santa Voglia. Esatto. A Lecce. Che... Devo... veramente è la stessa storia. Ma è santa questa voglia oppure? È una santa voglia. Da dove nasce Santa Voglia? Il nome? Il nome l'ho rubacchiato a De Gregori. Ah. Santa voglia di vivere, dolce venere di ring. Sì. Ero in macchina e stavo andando a fare shopping
quello shopping malato della domenica pomeriggio quando vai alla Bricoman sperando di comprare qualche piastrella. Sì, piastrelle, mobili, legno, va. Lavandini, quella roba che poi tanto le fidanzate ti costringono a montare. E quindi per chi non l'avesse capito è fidanzato. Sì. L'hai appena spoilerato. Mi dispiace, Gers. Bene. E quindi niente, stavo ascoltando un po' di musica in radio. Lavoravo per altri in quel periodo. E niente, di punto in bianco parte la seconda strofa di Rimmel e dice Santa voglia di vivere. Dico che figata chiamare un posto Santa voglia. Lo vuol dire tutto e niente, Santa voglia. È così generico, però associato al mondo del cibo, spacca. È vero. Ed è, io veramente sono molto autocritico, nel senso prima di farmi piacere una cosa ne passa di tempo, però quando succede scatta, clicca, dici è così, è Santa voglia. Quindi ho detto appena aprirò un posto, perché aprirò un posto, lo chiamerò Santa voglia. E tu invece da quanto è aperto? Più un recente? Anno, un anno, il 18 gennaio. Okay, e tu hai? Io ho 33 anni. Ok, quindi diciamo sei un po' più vecchio. Io ammiro tantissimo Samuele, sì, perché lui ha fatto una scelta coraggiosissima a 20 anni. È vero. Io vedo i ragazzi a 20 anni adesso, sono pochi che si prendono le palle in mano e dicono io apro un'attività, perché adesso che l'ho aperta riesci anche tu a non capire. È facile. Esatto. È un altro mondo, ti senti un'altra persona, ti cambia, non è il solito cliché, ma devi diventare uomo. Cioè, esatto, devi fare delle scelte diverse. Certo, però anche le soddisfazioni sono maggiori. Sì, da una parte sì, secondo me, ma dall'altra le responsabilità sono più delle soddisfazioni, no? Quindi secondo dipende me... Dipende cosa vuoi fare, cioè, nella vita. Io, se vi posso dire, a 20 anni, quando sono rientrato, appunto, che ho fatto questo passo, secondo me, più lungo della mia gamba, quando ero lì... che il primo giorno dovevo aprire il mio ristorante, non il ristorante di un'altra persona per cui ci lavoravo, quindi il mio, in cui nel mio ristorante c'erano 7 persone insieme a me, che erano i miei collaboratori, per fare il mio primo servizio nel mio ristorante. Lì ho detto ok, sono fottuto, cioè nel senso è cambiata la mia vita. E io lo posso confermare, come dice Antonio, che una volta che tu hai la tua attività hai tante soddisfazioni ma anche tante responsabilità. Sì. E queste responsabilità, secondo me, se vengono accostate appunto a queste soddisfazioni che tu riesci ad avere a livello lavorativo, e non parlo economico ma proprio di gusto, di piatti, di persone che ti seguono. Economico? No, no, economico no, no. Non c'è. Abbiamo una valigetta di Zara tutti e due, voglio dire, quindi tutti e tre. Non, tutti e tre. Quindi anche tu sei sulla stessa barca. Io peggio ancora. Di economia, quindi è una cosa veramente che dici ok, è cambiata la vita mia in parallelo proprio. Cioè. Com'è stato quel primo servizio? Allora, il mio primo servizio me lo ricordo a memoria, perché io aprì di sabato sera, feci questa inaugurazione, però non facendo il servizio ma facendo una festa di apertura. Ok. Mentre la domenica a pranzo era il mio primo servizio, quindi ricordo ancora la sera del sabato sera che sono tornato a casa e non riuscivo a dormire per l'emozione di riaprire il giorno dopo finalmente questa porta e fare il mio primo servizio nel mio ristorante. Quindi tutte le persone che entravano volevano assaggiare tutti i piatti, ci chiedevano come erano fatti, chiedevano di me, quindi di uscire fuori a chiedere appunto com'era andata, di spiegargli questi piatti. Era una novità, ok? Era una folata di gioventù, di giovinezza, di freschezza anche nel mio paese stesso, perché eravamo ormai, diciamo, stalli, fermi su una ristorazione che c'era già da 30 anni, d'attività che grazie a Dio c'erano già da 30 anni. Quindi questa novità, questo, non lo so, questo servizio diverso, questa divisa differente, questo menù, ti portava appunto questa curiosità di venire a provare di... Ma il Sinodia c'era già? Il Sinodia era un'osteria. Il Sinodia è stata io ti faccio queste domande perché sono... Hai voglia? Sono no, sì, 10 sì, anni fuori, quindi Sinodia... a me hanno parlato di te, poi ti ho conosciuto, però io sentivo Sinodia. Abbiamo cucinato Sinodia, insieme, Sinodia. Tra l'altro cuciniamo di nuovo il 21, giusto? Già, il 21. Il 21 bello. Marzo cuciniamo di nuovo insieme. Festa, spring party. Spring party break, da facciamo. Santa Voglia, quindi vi aspettiamo lì. Samuele io. Nudo, Samuele nudo. No, Antonio, non io. Vabbè, tu le fai queste cose, brother, mica io. E quindi... Vabbè, immagino che non sia stato comunque facile inculcare questa, no, questa no, cosa perché nuova. Perché calcola che prendere un posto in cui erano abituati, tra virgolette, a mangiare, non lo so, lasagna incondolata con il sugo, con le polpette... Che poi? La costa... Che poi, chapeau, cioè, o sbaglio.
ma anche magari, non lo so, la crostata al fuoco, venire a chiedere magari, non lo so, uno spaghetto, te lo dico così, con astici, oppure magari, non lo so, una mezza manica con un fondo alla genovese, la tartare di orata, la spuma di fior di latte, il lime, cioè ti viene da dire, aspetta, c'è qualcosa che non va. Tra l'altro, essendo anche oltre osteria, anche ex pizzeria, succedeva questo, le persone prenotavano i primi mesi, venivano, ah ma non fa della pizza, ah non c'è il buffet degli antipasti. Sì, esatto, era una coltellata per me ed era anche, dicevi, madò, forse c'è qualcosa che non va. Vai Samuele, due margherite. Con origano senza. Immagino che sia difficile. E poi anche un'altra cosa, cioè, quello che vedo io, qui si cerca, secondo me ancora adesso, di mangiare tanto e spendere poco, quando tu in realtà hai un costo della materia prima, queste sono cose dette, ridette, che comunque sta diventando... Ma tu questo è un discorso, ti sei preparato o lo pensi davvero? No, davvero? Io lo penso. Io sono un cultore, diciamo, sì, della buona cucina. Sconto. Gratis no, perché non si fa una lira, quindi... No, io quello che penso, cioè, se... Oltre che sono anche un pescatore, quindi quando mi parli di orata fresca so la difficoltà di doverla pescare, pulire, sistemare, trovare. Non è, immagino che la qualità della materia prima sia allora, elevata. Adesso che hai detto così, ti dico solo una cosa. Antonio, abbiamo fatto una cena a quattro mani insieme e l'ultima volta che abbiamo fatto la cena a quattro mani succedeva questo. Diglielo. Che alle 15 di pomeriggio è arrivato disperato con una macchina, aperto il cofano e teneva appunto questi tonnetti appena pescati, dicendomi, bro, me l'hanno appena pescati e dobbiamo lavorarli presto. Sì, con la macchina, dai, col polybox, il ghiaccio, ed erano dei tombare. No, era un'ala lunga. Ah. Cioè, follia. Un signor pesce che ho scoperto grazie a un collega. Perché poi vedi, la cosa che a me piace, mi introduco anch'io nel discorso, portare qui ragazzi che altrimenti non verrebbero a lavorare. Gente qualificata, gente del mestiere, gente che sa che vuol dire fare il lavoro in un certo modo, con amore, e che hanno lavorato come noi, hanno fatto le loro esperienze fuori. E io grazie a questa gente continuo a ispirarmi, come se fossi ancora in viaggio, come se fossi ancora all'estero. Lo so che abbiamo scassato le palle con questa storia dell'estero, all'estero. Purtroppo fuori ho incontrato più chef italiani che in Italia. Confermo. È ridicolo. Cioè, io ho imparato a cucinare italiano a Londra, in Australia. E tu dici, sì, ma che hai fatto? La tradizione la fanno meglio fuori, meglio fuori alle volte. Perché hai questo ricambio di giovani che ti arrivano da tutta la Toscana, Emilia Romagna, Puglia, Basilicata, da tutta Italia. Ce ne siamo andati tutti via a lavorare fuori. Vabbè, per fartela breve, gli porto questa ala lunga al ristorante, lo dovevamo lavorare nel pomeriggio. È uno sbattimento, lo devi fare a metà luglio, a metà agosto. Tu lo faresti? O preferiresti stare a casa, al mare? Io lo farei. Sempre. Vabbè, questa è la passione, punto. Sì. Ma comunque questo trend, in particolare Londra, è una fucina proprio di... Allora, sta finendo. Londra, perché Londra è una città che è chiusa, almeno, ormai. Per quanto l'ho vissuta io, adesso sì, però prima Londra era Londra. Cioè, nel senso, non che adesso non lo sia, però prima ci arrivavi a Londra, il primo giorno come uscivi da casa, anche il primo curriculum che lasciavi era fatta, era il tuo job, cioè quello era il tuo lavoro, ok? Sì. E a Londra potevi lavorare in uno stellato giapponese, come al coreano, come, non lo so, all'africano, come all'italiano, come in un hotel 5 stelle, come un hotel 1 stella, cioè quindi Londra è una città veramente che ti apre la mente, sì, e che ti aiuta tanto a livello lavorativo. E il culo anche. Esatto. Perché ti devi svegliare la mattina alle 7 per arrivare e sei già in ritardo. Esatto. Sei già in ritardo. Io arrivavo, il contratto, il mio primo lavoro era da Joël Robuchon. Entrata alle 8:10. Io, da bravo stronzetto, isterico, volevo diventare già il più bravo di tutti. Arrivo alle 8 meno un quarto e c'erano già due cuochi, Carmine e Vito. Uè, voglio questo di Bari. Uè, voglio, sei in ritardo. Come? Se il contratto è alle 8:10, io sono arrivato a meno un quarto. Cioè, com'è possibile? Noi qua entriamo alle 7. Dietro di me c'era tutta la brigata, erano già arrivati un'ora prima. Lì ho detto, cazzo. Ok, rimboccati le maniche. Tutti più piccoli di te, tutti pronti a mettersi in mostra. A mettersi
a mettersi in mostra, esatto, a far carriera, e quella è la cosa che ti spinge a diventare sempre più bravo. Allora quando poi arrivi al loro livello, o decidi di superarlo e ti piazzi lì e dici faccio carriera nel ristorante, oppure incominci. Io ho preferito fare un percorso diverso. Arrivavo dove dovevo arrivare e me ne andavo via. Andavo a lavorare in Australia, sono andato in Medio Oriente, sono ritornato in Italia perché volevo scoprire quanta più roba possibile in un tempo concentrato prima di poter aprire il mio ristorante. Quindi credi che sia necessario quasi andare a fare un'esperienza all'estero prima di poter intraprendere un percorso di cucina del livello di cui stiamo parlando? Posso rispondere prima io? Vai. Secondo me sì, ma non per il percorso di cucina, ma soprattutto per capire veramente cosa significa arrivare al lavoro puntuale, perché sennò magari, non lo so, avevi 5 ore in meno. Cosa significa magari avere rispetto del tuo collega, ma soprattutto rispetto anche del servizio, perché secondo me quello che ci manca noi fondamentalmente è la cultura del tempo, ok? Cioè sì, ok, noi diciamo magari si inizia il turno di lavoro alle 17, si fanno sempre le 17 magari e 30, 17 e 45, arrivi la moka, il caffè, la sigaretta, no, 17, alle 16 e 45 sei fuori, ti fai il caffè, la sigaretta, alle 17 sei cambiato, lì era così, qui non è così, qui alle 17 si arriva, alle 17 e 30 si inizia, mi confermi questa cosa? Sì, io la vedo più verso la parte di cucina vera e propria. Io faccio il cuoco, ho sempre fame, voglio sempre assaggiare tutto, dalla cosa tutto dalla quello cosa che mainstream preparo. Sì, no, dalla cipolla in carpione alle 7 di mattina. Sì, molti ti dicono no, ho preso il caffè. Io invece ci metto cucchiaio, assaggio. E così è stato per il mio lavoro. Io per un tot di anni, ancora adesso, soffro, alle volte vorrei dire vaffanculo a tutto, me ne parto e continuo a viaggiare perché ho sempre fame di vedere altri posti, come lavorano le altre persone, come cucinano quello stesso piatto tre cuochi diversi, tre idee diverse. È la cosa che mi arrapa di più di questo lavoro, è scoprire metodi nuovi, modi nuovi, cibo nuovo. In Australia ho assaggiato il tonno. Io non lo metto il tonno e pinna gialla in menù da me, non me lo posso permettere quello buono. L'ho assaggiato lì, non ho il coraggio, perché dici no, ho lavorato con il tonno buono, non lo posso comprare e devo comprare altro, devo lavorare qualcos'altro che posso permettermi e... Però è tutto il viaggio che mi... Non so se rendo l'idea, no? Devi scoprire. Sì, secondo me c'è anche un'altra differenza sostanziale, che è tu decidi di andare all'estero, decidi di andare a Londra, mettiamo un posto X, per lavorare. Mentre adesso chi viene a lavorare quasi, non voglio sempre dire le stesse cose, ma quasi ti sta facendo un favore a venire a lavorare. Quindi magari si sente anche autorizzato a dirti, senti, allora... mettiamo dei puntini. Però io penso anche che un giovane cuoco, che comunque anche in fase di selezione, poi voi già capite se uno può fare o no quello che, cioè, può stare nel contesto in cui state voi, è diverso in un ambiente così giovane. Come avvengono le selezioni? Cioè, si trova persone così? Magari. Allora, se le trovassimo magari direi anche come si fa la selezione. Cioè tipo io ho il mio sous chef, che è Gabriele, che saluto tra l'altro, che lui sta già in cucina, che sta preparando. Con Gabriele ci siamo incontrati un pomeriggio in cui parlavamo del più e del meno. E Gabriele mi ha detto appunto, sai Samuele, mi piacerebbe un sacco lavorare in un posto in cui non si sta mai fermi e c'è sempre qualcosa di nuovo da fare. Anche perché mi piacerebbe tanto magari trovare oppure portare dei piatti che io a volte mi immagino, per dire posso provare questa cosa, posso provare a farla. Magari non lo so, il limone con l'arancia vanno bene, il limone con il tonno può star bene, per darti un esempio. Questa cosa non me la consentono, quindi mi piacerebbe un sacco. E allora ho detto a Gabriele, l'ho invitato a dirgli, sai Gabriele, se ti va di sfogarti qualche volta, vieni a lavorare con me. Non a lavorare, a giocare con me. Il pomeriggio, io alle 17 inizio il servizio, magari ci vediamo verso le 3, facciamo 2 ore insieme così.
E un giorno è venuto. E quindi cucinavamo, preparavamo, parlavamo del più del meno. Si parlava di marinature, cotture sottovuoto, questo, quest'altro. E niente, da lì poi Gabriele mi ha detto: sai, ci penso un po', però credo proprio che questo magari è un posto in cui mi piacerebbe stare. Gabriele lavora con me da 2 anni, ma Gabriele è una persona che veramente si vedeva che voleva fare. Cioè Gabriele per sempre, ogni giorno viene e dice: sai, proviamo questo, possiamo provare a fare questo, facciamo quest'altro, che ne pensi di questo? Mentre secondo me ci sono tanti ragazzi che sono come a lui, o che magari sono timidi, oppure magari vanno fuori perché si pensano che qui non hanno queste possibilità. Invece no, non è così. Cioè io lavoro con uno staff under 30, siamo tutti ragazzi, quindi ognuno di lui o di lei porta qualcosa nel mio ristorante. Come mi piacerebbe tanto avere persone, magari non lo so, dalla Spagna, dal Giappone, dal Marocco, dal Bangladesh, da qualsiasi parte del mondo, anche per un mese, per 2 mesi, per una stagione, per dire: vieni da me. Magari quel tocco in più, quella contaminazione. Devi rendere appetibile il tuo progetto. Appunto. Per quei ragazzi. Questa è la missione che secondo me noi, giovani cuochi, imprenditori, ristoratori, quella è la missione. Io ci credo fermamente perché tornando al viaggio ho smesso di viaggiare. Come continuo a crescere? Come mi faccio ispirare se adesso non ho più un minuto per andare in Spagna, in Ecuador, in India, in Taiwan? Non posso. Allora ho conosciuto Diogo, invece io, è venuto a mangiare da noi quest'estate e poi mi disse: io ci voglia, prima o poi verrò. Niente, facile, mi serviva un cuoco, l'ho chiamato, ho detto: sei ancora disponibile? Ha detto: oh, sì chef, vengo. E non ci sono purtroppo non è come l'estero, quindi non puoi essere choosy, cioè non puoi fare il prezioso, scegliere, devi arrangiarti con quello che hai. E quando ti arrivano questi aiuti dal cielo, che può essere un Gabriele, proprio, un Diogo, Andrea prima di Diogo, erano dei ragazzi che hanno lavorato al Santa Voglia, e io ho avuto il culo di aprire il ristorante con Francesco, che è il mio socio ed è l'altro cuoco, cioè siamo 2 cuochi, 2 soci, e lui ha 24 anni. Vabbè, c'è da dire che comunque entrambi siete, diciamo, in una fase, per quanto tu da 5 anni, tu da 1, in una fase iniziale, quindi l'appeal del locale cresce in base anche ai feedback di tutti. Allora, io quando Antonio stava aprendo, diversi amici, diversi clienti dicevano: sai, c'è un posto figo, c'è questa comunicazione bella a Lecce, c'è questo posto che non sappiamo chi sta aprendo, ma già da come si presenta sembra qualcosa di veramente bello. E tutti mi parlavano di questo posto, di questo posto, di questo posto. Questo posto era lui, cioè erano loro, erano i ragazzi Santa Voglia, no? E loro, per esempio, noi ci siamo visti da Food Expo, giusto? Sì. Ecco, loro facevano, ancora ricordo, era un velo di cipolla, giusto? Con il coniglio e la nocciola. Era, cioè, follia. Rocher di coniglio. Le persone erano vicino a questo banchetto loro che andavano in ecstasy per questo boccone. Ed era una musbuccia, lo mangiavi anche con le mani, quindi dici: madonna, che stava succedendo? E lui diceva: noi siamo di Santa Voglia, qui a Lecce. Di Lecce. Esatto. Perché devi fare casino, ti devi fare sentire, devi far vedere. Perché un'altra cosa che purtroppo, quando sei piccolino, che ti dicono, e mi è successo, e io andavo in cucina a spaccare tutto, era: ma io per voi lo dico, non mettere tanto pepe su questa gricia di cavolfiore. E tu dici: testa di cazzo, quello è poi il cavolfiore bruciato. Palato di amianto, però loro sono più grandi di te, magari ti hanno detto anche che hanno mangiato in tanti stellati. Tu devi dire: va bene. E che non è pepe, non te ne sei accorto. Se no ti mette una bordata di pepe sulla gricia di cavolfiore, capito? Questa è anche la gente. Quindi sì, la cultura del feedback. Quella è la cultura del feedback. Cioè devi. Quello è il primo scalino. Non è la cultura del feedback, quello è sentirsi anche tu. Ti senti un cuoco, è come dire: io mi sento bartender, ne capisco un po' di macchine, ne capisco di calcio, un tuttologo. In Italia sono tutti cuochi, tutti mister di calcio, siamo sì. Poi nessuno va a giocare, però non si allena nessuno tutti i giorni 15 ore al giorno per diventare il migliore.
non stanno chiusi in cucina per 15 ore al giorno, 6 su 7, se non 7 su 7, perché sei ossessionato dal cibo. Eh sì, perché il cibo è diventato, l'arte della cucina è diventato un po' mainstream, cioè un po' televisivo. Oh, ma diciamo anche che ormai, MasterChef, allora, secondo me noi siamo come la moda, ok? Cioè noi siamo come la moda, o sbaglio? Cioè nel senso dobbiamo stare sempre su quest'onda che cavalca, cioè sempre aggiornati, sempre a fare quel piatto così, cioè magari a scandire anche i colori in base al menù, cioè quindi devi fare sempre questo hype, possiamo dire hype? Eh sì. Cioè nel senso con i piatti devi andare sempre oltre. Cioè anche perché devi vendere, devi stare in piedi. Sì, sì, ma qua non parli di vendita, parli proprio di che, cioè tipo... divisione. Non so, vengo al ristorante, mi siedo... sono seduto e mi versi l'acqua, mi porti l'acqua una carta dei vini, mi porti, non lo so, una bollicina e via, ok? Mentre, non lo so, vai da Antonio, ti siedi, quindi c'è Gloria che dice salve, buonasera, benvenuti, questo è il nostro menù, allergie, intolleranze, l'accortezza, il dettaglio, questa è una piccola mousse bouche, ve la mandano gli chef, cioè, quindi è il cambiare il servizio, farlo tuo e dare la tua di modo, ok? La tua mise en place, il tuo modo di fare un servizio, cioè proprio le tue divise, perché secondo me anche quelle ci rappresentano tanto. Cioè quindi stare sempre un passo in più rispetto agli altri e fa tanto secondo me. Cioè tipo non lo so, mettere una cosa da fare, cioè instagrammabile nel locale, perché devono venire apposta per farsi la foto lì, devono venire apposta per prendere quel piatto, per fotografarlo, per non dire dove sei, però metto la foto del piatto che tu sai che sono lì. Cioè, una domanda, quanto la comunicazione social pesa, cioè mettendoli sulla bilancia, cucina, qualità di quello che ti do e come lo comunico? Allora, io per esempio ogni giorno, cioè almeno, sì, ogni giorno abbiamo sempre le storie su quello che facciamo, su quello che non facciamo, se siamo aperti, se siamo chiusi, il piatto del weekend. La curi tu? La curo io, sì, insieme a un'altra persona che mi dà una mano, okay. Però è una cosa veramente, secondo me, ossessiva. Cioè nel senso è l'ossessione di stare sempre presente, sì. Cioè se un giorno non c'è la storia, magari quel tavolo da due che gira Instagram per vedere che tu ci sei non viene. Eh sì, è un errore. Esatto, quindi devi essere sempre, sempre presente. Anche sulla comunicazione, cioè tipo... Anche per mostrare, non lo so, ieri abbiamo fatto, è venuta una signora da me, e non era italiana, e mi ha chiesto uno spaghetto alla puttanesca. Prima volta, prima nella storia di Sinodia, che mi chiedono questo spaghetto alla puttanesca. La signora mi ha detto, io ho questa voglia tremenda, mangio tutte le altre cose del menù, però voglio anche questo. Ha squagliato 30 euro, gliel'ha fatto pagare 30 euro. No, minimo. Non è vero. Minimo. Non è vero. No, gli faccio questo spaghetto, glielo faccio al tavolo praticamente. Non era italiana, quindi l'ho fatta impazzire. Sono uscito con questa padella, gli ho sporzionato lo spaghetto dal vivo. Abbiamo messo un reel oggi in cui facciamo questo spaghetto alla puttanesca. Cioè tipo su Sinode già rispondevano, ma come lo fate come special? Vorremmo assaggiarlo. Oppure quando si può prenotare per assaggiare questa pasta? Cioè parliamo di uno spaghetto... Claro. Easy, facile per noi, che però magari per gli altri chissà, no? Eh sì. Che spaghetto è. E quindi, cioè, secondo me è importante la comunicazione, tanto. Ok. Per tu, te... Antonio? Purtroppo... Che a te, che tu pure giochi tanto, eh? Se vuoi lo puoi prendere, cioè lo te lo puoi tirare, io faccio così. Sì, ma è fighissimo, infatti facciamo così. No, basta, basta, basta. No, niente, sto strappando. Bello, così sto comodo. Più o meno. Secondo me è... Purtroppo è importantissima la comunicazione, i social, però non te ne deve fregare più di tanto. Nel senso tu, io vedo il ristorante come se fosse un concerto, ok? Vengo da quel mondo, mi sento un musicista, ho questa passione, l'ho fatto per tanti anni. Poi ne parliamo. E... E per me è un concerto, quindi ti sto invitando a vedere come suoniamo con la mia band. Ci credo fermamente, quindi che sia un'hamburgeria o un panino, il paninaro, ci trovo sempre delle cose interessanti. Dico, vediamo loro, sai che sono fighi, sai che mi piacciono. E per quello, più che cercare quella costante
dell'hype, del devo essere migliore, tu devi essere migliore di te stesso, questa è l'unica competizione che avrai per tutta la vita, sei tu e te stesso, diventare sempre più bravo di te stesso, non degli altri. E poi sii te stesso, quindi se Samuele fa lo spaghetto alla puttanesca e il suo ristorante ha i piatti, non lo so, verdi, da me invece ho le luci soffuse e faccio la terrina di testa di maiale, ma non è che io sono meglio di Samuele o peggio, siamo diversi. È un concetto diverso, sì. È l'identità. È solo questo. E la cosa più bella è che ce ne sono miliardi diverse e tutte più o meno interessanti. Anzi, tutte interessanti, le realtà con un'identità. E poi ci sono i posti per turisti, quello è un altro paio di maniche. Purtroppo siamo pieni. No, io mi arrabbio perché molto spesso, cioè, con i miei amici frequentiamo, cioè, ci piace mangiare fondamentalmente, quindi. Però tu puoi anche servirmi un piatto buono, posso pure percepire, però a me fa incazzare che non c'è attenzione, cioè che non c'è cura. Cioè, come fai a vendermi qualcosa e poi ti dimentichi di portarmi il bicchiere? O ti dimentichi. Perché non te ne frega un cavolo. Perché non te ne frega un cazzo. Ma quello è. Perché quello... sei stressato, perché lavori 15 ore al giorno e prendi 500, 900, 1000 euro a mese e tu dici: ma a me chi me la fa fare? Vado a fare lo spazzino, vado a fare il barista, vado a fare un altro lavoro, mi alieno. Tanto di sorriderti a te che stai lì seduto, non te ne frega un cazzo. Questa è la verità. E qui ritorna il progetto, che non deve essere la classica cosa, il progetto, i sogni, la squadra, no, deve essere un progetto vero, plausibile, vero, e deve essere sano per tutti. Tu mi rispetti? Tu rispetti questo lavoro? Io ti pago quello che ti posso dare, perché sono onesto, i miei stipendi sono bassi e purtroppo il lavoro che c'è da fare è tanto. Ma la materia prima che io compro non è quella materia prima che magari a me, un petto di pollo che ce l'ho in menù, a me costa 10 euro il mezzo busto di pollo. Se tu vai 10 euro ti danno il pollo finito, cotto, finito. 5 euro, capisci? E non voglio essere, capito, perché io lo compro. No, io compro un prodotto di qualità, perché al cuoco piace lavorare un prodotto di qualità intero, su carcassa, che quando ti arriva dici: ok, vediamo se sono bravo, vediamo se posso diventare più bravo, vediamo se posso imparare qualcosa di nuovo. Vedi Gabriele, vedi Diogo, vedi Andrea, vedi lo stesso Francesco, vedi me, vedi tutti i cuochi che ho conosciuto nella mia vita. Sì. E ti fanno le domande: quanto la marini questa? 70-30, 60-40, all'oro, lime, kaffir lime. E tu dici: si vede che ti piace, eh? Purtroppo quella gente manca qui, perché se ne sono andati via tutti. Noi dobbiamo suonare le campane e farli ritornare a casa. E parlando di ristorazione, però, il problema principale, io se provo a prenotare il sabato in un qualsiasi posto, cioè che sia il più scadente, tipo ho chiamato proprio l'altro giorno qui il ristorante a Lecce, che non voglio nominare, volevo mandare i miei genitori perché mi avevano detto: è carino, vai, ti siedi, mangi al volo. Sai cosa mi ha risposto? No, noi apriamo alle 9:30. Cioè, beh, di loro. 9:30, cioè, noi apriamo alle 9:30. Il secondo servizio iniziamo alle 22. Li ho chiamati alle 9:15. Tu vai, ti sto mandando mia mamma e mio padre. Mi hanno consigliato di mandarteli. Guarda, no, noi apriamo alle 9:30. Cioè, si sentono, cioè, così tanto saturo, che poi sembra un paradosso, che si sentono autorizzati anche ad aprire in orari. Che chi la fa questo lavoro capisce, allora, che ma magari ti hanno detto così perché non voleva, erano pieni e ti stava spanculando in questo modo. È un tavolo, allora, sì, un tavolo per due, secondo me le stanno consigliando. Innanzitutto la cosa sbagliata è questa, che noi abbiamo la cultura di andare a cena soltanto il sabato sera, sì, oppure la domenica a pranzo. Le cene più belle che ho fatto nella mia vita l'ho fatte il martedì, il lunedì e il mercoledì, ok? Cioè i primi 3 giorni della settimana. Sì. E soprattutto hai anche un servizio totalmente differente, perché magari può, non deve, ma può succedere che il sabato hai quei 5-10 minuti di attesa in più al tuo tavolo, proprio perché siamo tutti overbooking, cioè siamo super pieni. E quindi secondo me, se posso dare un consiglio io in base alle mie esperienze, ma non sono nessuno, dal lunedì al mercoledì si mangia molto bene, cosa che noi ristoranti dal lunedì al giovedì non è che abbiamo tutto questo granché di affollamento, eh? Cioè lavoriamo molto tranquilli.
Questa... E io penso, dico, madonna mia, come mai? Cioè, dal lunedì al giovedì è così tranquilla, poi venerdì, sabato e domenica devi fare il doppio dei coperti per recuperare magari lunedì, martedì, mercoledì, che loro non sono usciti. Samuele sta citando Anthony Bourdain. No. Ho spoilerato. Sì, no, sì, no, ti ho beccato. Ma... Questo è Kitchen's Confidential, la prima regola del cliente. Non andate a mangiare nei ristoranti il weekend. Esatto. Mai, signori, non si va. Perché? Perché lo chef sta incazzato nero che c'ha 30 persone, se sono 30 come nel mio caso, tutte alle 9 e mezza. Perché voi non accettate mezz'ora prima né mezz'ora dopo, no? Cadesse il mondo. No, qui alle 10, io non prenoto mai prima delle 10. Qua è, signora, alle 9 e mezza siamo pieni. Che ne dice? 10 meno un quarto? Ah, allora non vengo. No, vabbè signora, vabbè, alle 9 e mezza. Metto un tavolo sulla schiena, mi metto, la faccio mangiare in cucina se vuole. Sì, sì. Purtroppo è così. Il mio era un discorso più che altro per dire che il cliente si adegua a un servizio scadente e magari a aspettare 2 ore prima di mangiare, giustificando che sta pagando 50 euro per aspettare mezz'ora, ma non fa niente. E io lo sento dai miei amici, io mi incazzo invece. Solo per andare a mangiare comunque in un ristorante il sabato. Non sceglie il ristorante perché il tuo ristorante sceglie ma qualità, materia prima e tutto il resto. Sceglie perché è l'unico che gli ha risposto al telefono e gli ha detto sì, siamo liberi e ci abbiamo un posto. Anche se posso confermarti che dopo il Covid, quindi da quando siamo usciti da questo finalmente da questo periodo un po' buio per tutti noi, dopo il Covid siamo cambiati. Siamo, perché mi includo anche io, prima non programmavo le mie cene, adesso le programmo. E questa cultura di iniziare a prenotare già magari lunedì per il sabato o lunedì per il venerdì sta iniziando ad andare avanti, così come l'estate iniziano a capire che bisogna fare il doppio turno al lavoro. Poi li educhi tu. Cioè nel senso che sì, ok, vuoi venire a mangiare da Sinodia, benissimo, o alle 20 o alle 22. Prima, 2 anni fa, questa cosa non riuscivo a farla, perché no, alle 21 e mezza, alle 21 e 30, no. O alle 20 o alle 22. Ah, tu mi dai due fasce orarie? Sì, l'ho fatto l'anno scorso e posso confermarvi che tutti mi hanno detto di sì. Facevo il primo shift alle 20, il secondo shift alle 22. Copia. Vedi? Secondo me se tu hai una qualità alta e sei un posto esclusivo, te lo puoi fare. Ma sì, perché non puoi fare 200 persone alle 21:30. Cioè, il problema è veramente impossibile. Che comunque, ragazzi, non possiamo fare troppo gli splendidi. Io, quando tu mi dici no, e che la gente accetta il servizio scadente, comunque pagare 50 euro, bla bla bla, io dico meglio faglieli accettare, fagli stare male, fagli avere una serata di merda, perché sì, quando vengono da me, quando vengono da Sinodia, quando vanno da un mio collega, da qualcuno che questo lavoro lo fa magari con ancora un briciolo di amore, poi ti dicono oh mio Dio, siete stratosferici, fai, signora, ti ho fatto un cannellone di lingua di vitello, cioè non è che ti ho che fatto poi no, però è così, però è un piatto che fa la nonna, capito? Sì. Però la pasta è fresca, è fatta in casa, il cannellone, la lingua la lavoriamo intera, e la gente crede che sia una cosa oh mio Dio. Sì, ci vuole il lavoro, lo stesso lavoro che faceva mia nonna quando lo preparava la nonna di mia nonna, e che adesso è tutto pim pum puff, veloci, doppio turno, quando ti dicono no alle 9:30 perché io alle, non lo so, alle 11 devo andare a ballare, è tutto veloce. Prendetevi tempo quando venite a mangiare, prendetevi tempo, non venite il venerdì, non venite il sabato e basta, o solo il sabato, venite il mercoledì, venite il martedì. Allora, io vorrei fare delle domande di quelle che si fanno di solito agli chef. Shaggy, vai. Tipo, piatto preferito? So che è difficile, ma io oh ce lo avrei. Dai. Piatto Dai. Preferito della Piatto vita, preferito o... nella vita. Nella vita, proprio quello che tu dici. Te ne mangeresti quintali. Quintali, anche se... Io, il piatto preferito. Ah, anche che è collegato no, a un ricordo. Questa cosa, perché mi piace tutto, veramente. Lo so, però secondo me... Cioè, vabbè, vi dico quello che piace a me, così vi aiuto. Allora, non so se... Non dire la pizza? No, se le vostre madri lo fanno. A me le costine di maiale cotte nelle cicorie selvatiche. Ok, quindi cicore e maiale. Sì. Mia madre ha comprato anche il pranzo di Natale, la cena di Natale, ti dico solo questo. L'ha comprato alla gastronomia. Ah, perfetto. Quindi... No, a me secondo te costine, le cicorelle selvatiche, la... Bello, cicore... In brodo, sempre la maiale. Carne che si... Juicy. Okay. Mia... Cazzo, ragazzi, è difficilissimo. Allora, ti dico una cosa. Questo è un guilty pleasure più che un piatto. La frittata di mia nonna.
perfetto. Io ti sto dicendo mia madre, però. No, mia nonna fa una frittata alla cazzo di cane. Sì, ti giuro su Dio, sempre buona. Poi gli chiedi e dici, nonna, che cosa ci hai messo? Perché più volte ho detto, vorrei trovare il modo di metterla in un possibile menù, la mattina, a pranzo, un lunch. Allora, Antonio mio, facile, uova, pangrattato, latte, così. Poi, ma qui c'è ricotta, nonna? Ah, sì, la ricotta. Ma c'è anche del formaggio? Sì, c'è anche il prosciutto, il parmigiano. Non me lo dice. La stronza morirà nella tomba, non me lo dirà mai. Mia nonna spende 500-600 euro di materia prima. La frittata. Al mese, cioè quello è bellissimo. Il suo hobby. Cioè bellissimo. Il suo problema. Andare cioè, a fare la spesa. Non compra un pezzo di Rodez, compra la forma. La forma, è giusto. La sua amica, che poi a me fa piacere perché io mangio, la sua amica c'ha le capre, le pecore, non compra una forma di ricotta, ne compra 10. Bellissimo. È grossista. Sì, è un grossista. È la metro. È la metro di Cutrofiano. Esatto. È vero. Vabbè, il tuo piatto preferito? Allora, il mio piatto preferito lo cucina sempre quando è la stagione. Mia madre praticamente mi fa un piatto di penne con asparagi selvatici. E fa... Com'è lussurioso. No, degli asparagi che mi raccoglie il nonno. Quindi lei fa questo piatto di penne con l'asparago selvatico che è amarissimo. Poi ci fa Quelli sottili? Come? Quelli sottili ci fa i filini. Apposta di mettere, in teoria lei prima faceva asparagi e speck, che era buonissimo. Adesso invece fa asparagi e cicoli di maiale. Quindi fa la pelle di maiale soffritta con questi asparagi e la fa anche croccante. Te la metti sopra per dare la croccantezza, capito? Che gourmet. Cioè, quindi no, non è gourmet, è proprio follia, cioè dici "Mamma, che si mangia oggi?" "No, niente, una pasta di asparagi." Poi arrivi là, ti fa asparagi, cicoli e croccante di cicoli sopra, cioè dici "Madò." Il menù infatti al Sinodio è scritto dalla mamma di Samuele, vi svela una cosa che non sapevate. E senti, un'altra domanda, la cultura culinaria, tralasciando l'Italia, perché secondo me l'Italia, bene o male, che vi piace di più? Cioè, Giappone. Tu hai viaggiato in tutto il mondo, dai. In Giappone non ci sono mai stato e quindi non lo so. Tutti gli chef dicono tutti al Giappone, è vero, perché le tecniche, la cultura che hanno loro. Sì. Ma proprio nel maneggiare, per lavorare i prodotti. È radicata e dentro, è come la Francia, è come l'Italia. Non lo so, però non ho mangiato, ti direi una stronzata, io non sono stato in Giappone. E quindi devo dire... Io mi ero innamorato dell'indiano. Itzega. Sì. Hanno un modo di gestire gli impasti, sì. Di lavorare con burro naturale, con grasso naturale, scusatemi, tipo il ghee. Hanno un modo di lavorare con le spezie che è veramente interessante. Se lo riesci a gestire, quindi pulisci il palato dall'India, nel senso non devi cucinare come loro, perché loro... sono strong. Sì, loro sono super spicy. Io quando lavoravo in Medio Oriente mi trattavano da pussy psicopatica, mi facevano tipo "Chef, ma questo non sa di niente." Dicevo, "Ma come? Amore, ti ho fatto l'olio all'aglio." No, chef, devi mettere l'aglio proprio pa tagliato a dita. Però nella loro, sai, la materia prima lì non è sicuramente quella del Mediterraneo come area. Secondo me stai facendo una cosa molto difficile. Oh. Sì, stiamo versando tutto sui computer. Bellissimo. E... intanto il nostro applauso. Non è un caffè ma è un americano, signori. Grazie Gianluca. Vai, fatti vedere. Aspetta dai. Gianluca, aspetta che facciamo un casino. Ci abbiamo anche il conto. No, nascondilo. Dai, me l'hai addebitato. Paga santa voglia comunque. Che tavolo. Ragazzi, questi costano. Salute. Bividi di chiano, non possiamo fare una digestione, no? No, buoni. Grazie comunque. Questo succo di mirtillo. Devo dire buono. Kombucha. Perfetto. Kombucha. Quello che piace ad Antonio Camini. Da morire. Fa bene. Fa bene, lo devi bere. Se la sta facendo. Allora, invece, l'ingrediente che vi piace di più in assoluto. Usare anche. Oh mio Dio. Dai, poi basta domande difficili, dai. Poi cazzeggiamo. Il sale. I sali o il sale? Il sale. Ma cazzo. È più difficile da utilizzare in cucina? No, più difficile. Quello che preferite, cioè il sale. Che lo metteresti ovunque. Ok, io sono malato per l'olio. L'olio, ok. Cioè proprio io lo adoro, ok? Lo berrei anche, cioè lo bevo a volte per assaggiarlo.
mi piace un sacco. Cioè, a me, tipo, qualsiasi cosa che ha quella crosticina di bruciacchiato mi fa impazzire. Cioè, tipo, sono con nato, l'olio? Sì, sono nato a Lecce, in provincia di Lecce. Però io amo gli spaghetti all'assassina. Ok? Non me li hanno mai fatti bene. Vabbè, te li devo fare io. Dai. No, scherzo. Però... è umile, è modesto anche come chef. Vabbè, cioè, No, cioè nel senso, ho questa cultura, per esempio, che loro hanno di fare questa pasta con tanto sugo, pomodorini, aglio, peperoncino e olio. Olio e olio ancora. È qualcosa di clamoroso. Cioè io tutto quello che è soffritto, che ti fa quella crosta, mi fa impazzire. Cioè io amo l'olio, anche a crudo, lo metto ovunque. Ma quindi tu ami la reazione... la crosticina, la amo la crosticina, o l'olio giusto? E l'olio, quindi la caramellizzazione, quindi forse ami il sentore dell'affumicato. Mi piace quello, però io amo l'olio proprio in sé per sé, proprio l'olio mi piace. Non ti capisco, sei controverso come ragazzo. No, amore mio, mi piace sia l'olio. L'olio grasso. Ma gli piacciono due cose. Mi piace l'olio. Ma ti piace l'affumicato? Anche. Però mi piace proprio l'olio. Ho detto due cose. Detto ho sbagliato allora, mi piace l'affumicato. A posto di l'olio. Ah, più l'olio. Che ingrediente, no, no. Che ingrediente useresti per l'affumicato? Cioè, quale che dici? Okay, no, mi piace. No. L'olio. Io lo amo. Olio. Mi piace l'olio. Pazzisco, ragazzi. Carne o pesce? Per me, carne. A livello di gusto? A livello di gusto personale. Ok, è più facile. Secondo me, come gusto, è più facile apprezzare la carne che il pesce. No, per quanto no, si no, possa no, dire, no. Meglio il pesce. Adesso andiamo molto più sul pesce che sulla carne, a livello di tendenza enogastronomica. Sì. Però, secondo me... Verdura. Cioè, dove la mettiamo tanto, la verdura? Tanto. Perché no la verdura? Vabbè, sì. Parlavamo di proteine. No. Verdura. Verdura? Ragazzi. Che verdura? Le bietole di Antonio selvatiche. Con tutte, ragazzi, tocco di tutte. Spicy che io sono un amante della verdura selvatica perché vabbè, ho la fortuna, mio padre è uno di quelli giardinieri, la rucola amara, sì. Mamma mia, per me piccante, bella piccante, per me la rucola che compri, quelle che ti mettono sulla pizza così alla fine, vabbè, non è rucola, rucola, non è rucola, no. Non è, a me piace quella rucola che poi dentro ci trovi anche quelle altre erbette che quando la raccogli per sbaglio rimangono dentro. Mi sembra questa domanda, sai come? Come quando vai, per esempio, al primo appuntamento con una donna, sei talmente tanto imbarazzato che la guardi e dici, ti piace il formaggio? Non lo so. Cioè, tipo, lo mangi il formaggio lì. Poi che sport fai? Yoga. Porca. E poi scopri che sono vegetariane, vegane. Esatto. Vabbè, guardate Masterchef o no? Cioè, gli chef... No. Piace guardare Masterchef? No. L'unica cosa che ho visto in televisione riguardante la cucina è stato Chef Table, perché mi è piaciuto talmente così tanto, l'ho rivisto due volte. Chef Table, sì. Su Netflix. A me viene l'ansia. Perché? Chef Table è bellissimo. Chef Table è bellissimo, però tipo dovessi vedere Masterchef, Mi viene l'ansia. Cioè, sì. Tipo, immagino quei poveri ragazzi... Allora, e poi si sentono dire allora. Una cosa di merda. O quando dicono tipo mancano 10 minuti, tu guardi l'oggi e diventa un'ansia, dici mamma mia, dove vi siete cacciati, poveri voi. Mi viene l'ansia. Però se se la cercano, so cazzi loro. Cioè l'hanno scelta loro. Comunque è tipo X Factor, no? Cioè tu puoi essere bravissimo a cantare, ma hai quelli bisogno. Sono secondo me quei 10 minuti che mancano per la mezzanotte del cenone del 31. Ok, che se non fai in tempo ad arrivare a mezzanotte, magari che tutto sia a posto, che hanno già mangiato il dolce. Perché quello è il giorno più brutto per noi chef, dovresti sapere questa cosa. Nel frattempo mi è venuta un'idea. Vai. Possiamo fare un contenuto, un video, dove io provo un giorno da... Cioè io lavoro per voi un giorno. Vai, ok. Sì. Cioè mi vede... Guarda che sono pratico, eh. Vai. Possiamo farlo, sì. Come? Con chi vuoi iniziare? C'ho pure l'HCCP. Con chi vuoi lavorare? Assunto. Prima. Allora, no, non vi dico durante la cena combinata perché potrei essere di intralcio. Però metti ad appellare patate, a fare. No, in cucina vuoi venire? Sì, in cucina. Ma sei serio? Vuoi venire veramente? Sì. Come cameriere sarei il miglior cameriere il che vuoi. Preso. Fallo venire il 21. Voglio fare un'esperienza da in cucina. No, non possiamo. E facciamo un conto. È gratis. Facciamo un video. È gratis. È gratis. Chiaro. Accetto. Chiaro. È fatta. Chiaro. Potreste poi non farne più a meno. Crea dipendenza. Vabbè, ce lo siamo detti, eh? Io guarda, sai come facciamo le selezioni? Prima ci hai chiesto, vai. No? Due braccia, due mani, gambe? Fanno male le ginocchia? No, assunto. Mi capisci quando parlo?
Va bene. Allora, io voglio fare questa cosa qua, cioè da un po' di tempo volevo farla, però non mi andava di andare a farla da uno che mi dice... Cioè, mi piacerebbe fare un'esperienza di livello. Se la fai, la devi fare seriamente, quindi arrivi chiaro. Con noi e te ne vai con noi. Chiaro, chiaro. E per me la puoi fare quando mi chiami, mi dici Antonio... Davvero. Vabbè. Cioè, tipo, ovviamente pass, questo tutto. Per l'ispettorato del lavoro no, sarà inquadrato come stagista. No, facciamo... faremo un contratto a chiamata. Già. Faccio tutto solo. Mi precompilo già l'occasionale. Così, mi mettete giusto là, 2-3 euro di... Beh, così... Che poi ci ridà, eh? Sì, vi... Un cazzo gli dobbiamo il dare. Caffè. Un cazzo gli dobbiamo dare. No, vengo. Questo era bellissimo. Lo faccio. Se vuoi venire, molto volentieri. Va bene. Detto fatto. Comunque. Non deve finire nel dimenticatoio, perché No. Per me va benissimo. Cioè io vi scrivo. Tu mi scrivi. Sto venendo a lavorare. E mi dici, magari non di sabato. Ah, guarda, ti dirò di più. Secondo me... Un'esperienza per come intensa. Siamo noi, di venerdì o sabato ti divertiresti? Sì, esatto. Sì. Almeno, magari se te ne vieni al pass, guardi come faccio. C'ho un ragazzo nuovo adesso che no, ma non voglio guardare, io voglio fare. Pelare. Che cazzo devi fare? Noi siamo tre in cucina a 20 metri quadri, come ti giri, ti tocchi. Ah, ok. Una roba che se non ti giri. Cioè, Diogo che è un armadio. Un piccolo armadio. Io non sono capace. Continuo ad andare in palestra, Diogo. Se ti metti sono pure tu dentro. O Diogo o io in cucina. Quanto è diventato. Facciamo questa experience. Facciamo un bel contenuto video. Bella. Va bene, ci sta. No. Va bene. Mi dicevi prima che hai anche passione per la musica. Noi ogni mercoledì facciamo una cosa che si chiama Jam Session. A che ora? Dalle 21 in poi. Lavoro. Canto. Lavoro. Chiudi. Mi piacerebbe da morire. Bellissimo. Un sacco di... Mo abbiamo Luca Basile. Ho visto io tra le altre io cose Carmine, visto. Tundo, Gabriele sì. Biondini. Sì. Nando Popo. Nando Popo, inchia. Sì, sì. Così vi ho scoperto. E poi abito lì davanti. Ah, perfetto. Sono di Santa Rosa anch'io. Ah, io sono di Cutrufiano. Cutrufiano. Paese della Ceramica. Io di New York invece. Paese del Jack and Jill, ragazzi. Sì. Ragazzi, è la cosa più difficile. Noi ridiamo, scherziamo, ma... vogliamo parlare... No, anche dell'omertà mafiosa che devi avere da ristoratore. Quando ti entri dici ciao buonasera, mai ben ritrovato, mai. Ciao caro. Mai. Ciao caro, ciao buonasera. Perché signori, se benvenuti. Quella non è la moglie è un casino. Ben ritrovato, ti abbiamo visto l'altra sera. No, buonasera signori, benvenuti. E tu fai così, fai. No. Per questo io non esco mai. Le uniche cose che dico, salve signori, buonasera, come siete stati? Bene, tutto bene, grazie, sono felice, ciao. Via. Sì, sì. Sai, Antonio è anche molto famoso perché ultimamente è uscito un po' uno scoop di Antonio. Su Instagram girava una foto mentre ti arrotolava come una salsiccia, cioè nel senso faceva una salsiccia live sì. Da Santa Voglia. E questa foto ha fatto venire questa voglia tremenda a tutte le donne questa santa voglia di far assaggiare la salsiccia di Antonio. Di Antonio. È ubriaco, col finocchietto. Esatto, col finocchietto. Esatto, sì. No? Come la facevi questa salsiccia? Scusami, col che io non la so. Poi? Il pepe. Poi? Five spices. Ok. Se dici five perché sono cinque, eh? Cinque spezie. Se dici perché limone... internazionali. No, perché io so che la salsiccia, quando mettono il limone, perché la salsiccia... No. Non sono di questa teoria, però vai. 50-50, capocollo e pancia. Maiale. Ok. Quindi... servita al tavolo? Con pad thai. Salsa pad thai. Ok. E bietoline condite con appena un po' di lime, un po' di spicy, no? No, lo spicy è tutto dalla pad thai. Okay. C'era una signora che mi si era incaponita, ma questa salsiccia è piccante. Ho detto, signora, su 5 kg e mezzo di impasto di carne metto 33 grammi di paprika. Ah. Non è piccante, signora. Puoi la paprika stare non è piccante di per sé, è la salsa che è piccante. Quindi, se vuole, la salsa gliela metto a parte. Ma la salsiccia è piccante. Va bene signora, mangiati un'altra cosa, perché purtroppo o fai così. Cioè tipo, vai. Da me vengono, io c'ho uno spaghetto in menù che non lo toglierò mai. Spaghetto perché... benedetto? Esatto, parlo proprio di lui. Che abbiamo tra l'altro anche santificato. E... il Papa è venuto. Esatto, è venuto proprio il Papa a benedirlo. Oh, questo è mio. Allora, vengono spesso, tutti i tavoli hanno minimo uno spaghetto sul tavolo, ok? E la tua signature dish. Esatto, possiamo dire così. Quindi spaghetto benedetto. Ci dai la ricetta? Ci sono... Vabbè, premi per favore, Moglie la copia.
Non si fanno queste cose, no, sharing is caring, esatto, devi condividere con, certo, il pubblico, certo, il privato. Ascolta. No, è uno spaghetto con aglio, olio e peperoncino, con la dura di alici, burro chiarificato, tartar di scampo e peperone affumicato. Quindi, porco. Quindi quando parliamo di peperone affumicato, perdonami, è crusco? No, 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 è un pimiento spagnolo. Ah, ok. Esatto. Quindi è quello che si utilizza per fare il chorizo. Ok. Il salame. Quindi cosa succede? Che praticamente mi chiedono spesso tipo, sai, ma è molto piccante, sai, possiamo eliminare il piccante? Sai, no. Possiamo... E tu li guardi e dici, ma come, scusami, cioè... Eh sì, poi gli spieghi magari, guarda che con il lattosio che c'è nel burro, il peperoncino si annulla, senti soltanto il sapore, hai giusto un tocco di piccantezza. E vabbè, ma io lo voglio senza piccante. E tu li guardi e dici, vabbè, ok. E mo? Mi prendi uno spaghetto benedetto, c'è scritto aglio, olio e peperoncino, no? Tu lo chiedi senza piccante, dici, ma... Cioè, non so se anche a lui succedono queste cose, però... Ma cioè, tu te ne devi fregare, ma che ti frega? No, non ma mi frega niente, frega? Però caspita, non mi puoi cambiare ricetta. Non vado a cena da bottura, tu, ti chiedo le tre sfumature di parmigiano, attento, mettimi soltanto una, attento, non due. A quello che ti dico, o tre. Non la prendere come un'offesa, non sei bottura. Perché non sei bottura? Perché hai fatto una scelta diversa. Se fosse chiaro. Stato bottura avresti detto, da me vieni, degustazione, non mi rompi coglioni, tavoli da due, se non prenoti non entri. E purtroppo la tua, diciamo, strada sarebbe stata impiccata in salita. Sì. Perché bottura, io non lo so, quindi non, capito, non posso dire, ma io non immagino che abbia aperto, capito, che... Non credo sia stata una passeggiata di salute. No, ha avuto molte difficoltà. E voglia. Capisci? Ma infatti, no, io tipo quindi parlavo... Quindi fare delle differenze. Parlavo dell'andare a cambiare magari il piatto che uno chef ti propone, no, al tavolo. Cioè tipo, non penso che a te se vengono e ti dicono, non lo so, su un signature tuo, no, cambiami questa cosa. Ma io già cambio il menù ogni micro stagione. Sì. Cerco di seguire davvero, se nel menù trovi, quest'estate era filetto di mare, verdure di stagione... Erbe, limone, punto. Verdure di stagione ad aprile sono una cosa, a giugno un'altra, a luglio un'altra ancora. Esatto. Potevano andare dagli spinacini alle bietoline, per un periodo le cicorie. Ma se chiedevano filetto di mare solo con olio lo facevi? Sì, sì. Me lo paghi lo stesso? Me lo paghi uguale? Me lo paghi uguale? Non me ne frega nulla. Però non ti senti un po', dici, madonna mia, cioè, dopo che metto tutto magari questo impegno per fare... Io sai che cosa faccio alle volte? Mi chiedono una cosa, una variazione? Tante volte mi chiedono la salsa alla nocciola sulla tartare a parte, e l'uovo marinato non lo voglio qua, e cos'era che ultimamente la voglio? La ricotta scante, ho un piatto delica, rape e ricotta scante, me la chiedono a parte. Ha voglia spiegare che è tagliata con la ricotta normale per una percentuale di 60-40 o 70-30, non è pungente come sapore, la vuoi... Non la voglio proprio. Alle volte mi dicono non la voglio. Io gliela metto comunque a parte. L'assaggiano. E molte volte la finiscono. Sì. Devi portarli dove vuoi tu. E voglia. Con intelligenza. Però non devi mai combattere, perché è una guerra che perdi. Perché lui è cliente e ha sempre ragione. In testa. Ma infatti non... Del cliente. Lo faccio. Ha sempre ragione. Lo faccio. Parlavo del dispiacere magari che puoi avere quando dicono sai senza... Sai senza... Dice, vabbè, ma allora, lo però, so. Magari quella è la parte umami, no? È fondamentale magari nella tua visione. Però io dico anche un'altra cosa, che comunque, cioè, voi avete intrapreso questa strada che sicuramente è più tortuosa rispetto a un ristorante che fa il brodo di tortellini, per dire, che poi esatto. Top, che poi... Anche lì ci vuole una cultura, eh sì, chiaro. Attenzione, chiaro. Molta più cultura forse, cioè. Magari molta più cultura. Però io scelgo di venire da voi un po' mettendomi come cliente medio salentino, per dire voglio provare qualcosa di diverso, voglio fare un'esperienza nuova, e io che ho una visione aperta lo faccio. Per il discorso di prima, se uno viene perché ne ha sentito parlare, poi si legge ricotta scante, non la vuole, secondo me quello è un cliente che non è un cliente in target per il vostro locale. Però nel contempo non ti puoi permettere purtroppo di dirgli no, e perché siamo 100.000 invece. Se ti permetti di dire, se cominci a fare quello, no, tu non vai bene, a questo mandiamolo a cagare, e questo non mi serve. Purtroppo l'ho imparato, perché io prima ero esattamente così. Quando facevo il cuoco e venivano in cucina e mi chiedevano questo senza quello, io me ne andavo su tutte le furie, dicevo, ma tu non capisci un cazzo, ma tu devi stare, perché giustamente ci hai messo anima e cuore,
per quel risultato. Se me lo dici, è come creare una piccola opera d'arte e tu dici, togli il blu. Dici, ma senza il blu non è la stessa roba. Adesso faccio il ristoratore anche, sono dall'altro lato, e purtroppo la verità è un'altra. Devi essere meno egocentrico. Non te lo vuoi mangiare con la paprika affumicata, col pimento, non te lo vuoi... Va bene, io te lo metto a parte, se vuoi prendi l'editina, te lo spolveri sopra e lo assaggi come vorrei che fosse fatto quello spaghetto, altrimenti sono fatti tuoi. Mangiati quello che cazzo vuoi, me lo paghi, te ne vai. Magari non ci ritorni più, non è affar mio. Io la vivo così, sono molto, quasi, un po' stronzo, però ti posso dire che la vivo, è una vita serena. Quella che ho adesso è una vita serena, prima mi ci ammalavo. Ma perché mi hanno detto che non è buono con questo? Ah, ti venivano le ulcere proprio a dire sì. Togli quello, metti quello, il brodo, così, colà. Dici, io lo faccio così, non lo vuoi? Va bene, lo posso mettere a parte, te lo metto a parte. Lo so. Altrimenti non sono fatti miei. C'è il problema anche di proprio un'ignoranza di fondo anche sulle materie prime. Io per esempio c'avevo un locale l'anno scorso, io davo fino alle 6 di mattina, cioè H24, gamberi, ostriche e scampi, crudi. Solo? Solo. Un bar. Di fianco, vabbè, comunque, solo gamberi, ostriche e scampi, e prosecco, champagne, vini, quello che vuoi. H24, cioè anche alle 5 di mattina. E venivano alle 5 di mattina a mangiarsi il crudo? Sì, perché di fianco, vabbè, non voglio dire. Ok. E comunque in un posto dove obbligatoriamente tu abbastanza passi, turistico. Cioè il cornetto e poi... Vedi, quello. Ti fai un crudo bellissimo. Di mare alle 4 di notte. Ti fai un crudo che di ora mare. Sono le 4 e 10, facciamo 10 ostriche. Sì, vabbè, vivi così. Io, ma era mirato a quel Follia. Target. Bellissimo. Mirato a quel target. Però comunque un prodotto di, cioè, prima scelta: gamberi, scampo, sashimi, abbattuto meno 81 singolarmente, tutti maschi, ostriche, Gilardò. Cioè, comunque spendevo. Bello, mi piace. E me le facevo pagare. Cosa mi dicevano? Questo scampo è congelato. Ho capito che è congelato, sorella, ma sai quanto costa questo scampo? 5 euro l'uno. Ma ci stanno anche degli ottimi prodotti congelati, nel senso, come, se speri di che ti fai a spiegargli? Il porcupine si dice, vero? Porcupine, sì. Se speri che ti arrivino quelli freschi, o c'hai un jet privato, una nave tutta tua, te li fai un aereo. Il gambero andavo io ogni mattina a sceglierli uno a uno da quando scendevano le paranze, cioè comunque, ma perché? Perché io mi mangiavo 40-50 al giorno, cioè era più per me. Quindi tu andavi a lavorare con scampi, gamberi e ostriche e basta. E ostriche e basta, sì. Gilardò. Esatto, basta, solo quello. Ma chi te lo faceva? Cioè, perché ti alzavi per andare? No, è H24. Io iniziavo a lavorare alle 4 di pomeriggio e finivo. Cioè, praticamente ho dormito per 3 mesi. Sì, 3 mesi, 4 mesi, la stagione estiva, solo quello ho fatto. Sei pazzo. Sì, però. Sì. Ma tanti ristoranti limitrofi mi intimidavano di smettere di fare questa cosa. Perché io davo un prodotto di qualità estrema a un turista che non ha mai assaggiato un gambero crudo. Alle 6 di mattina, tutti ubriachi, glielo spiegavo, glielo raccontavo, per loro era un miracolo. Quando lo mettevano in bocca, io vedevo l'emozione. Bellissimo. Cioè, ma veramente. Poi li cacciavo il budello davanti a loro, gli aprivo le ostriche, ho imparato a aprire le ostriche. Cioè, facevo l'oste, capito? Cioè, lui faceva cibo di lusso, sì, per chi stava in hangover, che arrivava alle 5 di mattina, scoppiato, esatto. Squagliato. E questa non è stata un'idea mia, è stata un'idea di un'altra persona che mi aveva detto fallo. E io ho detto, ma c'è cazzo, dici? Cioè, ma posso, secondo te, uno li spende 100 euro per mangiarsi? Sì, li spendono. Ma stiamo parlando di una cassa al giorno, eh? Cioè, di gamberi, di scampi. Avrei dovuto fare quello, forse. Funziona. Porca miseria. Funziona. La cerenza cosa ha fatto, dico? Nella, Vabbè. Tasto. Sì, vabbè, lasciando perdere. Però, comunque, questo facevo. Madonna. Io ho sempre pensato anche di aprire un posto in cui facevo soltanto hamburger, lo sai? Cioè, tipo, dopo il Covid ho pensato di fare questo posticino, tipo 20 posti, dove facevo tipo questi hamburger con ingredienti, cioè tipo totalmente differenti agli hamburger in cui siamo abituati noi,
Tipo con il cavolo viola fermentato. E cosa ti ha fermato dal farlo? No, nessuno, niente, sono sincero. Il niente. Tempo forse. Sì. Ho pensato un altro posto. Esatto. Pensavo io al posto di Sinodia, volevo aprire quello. No. Dopo il Covid, oltre al Sinodia, perché durante il Covid cosa facevo? Mi facevo tipo il pane per gli hamburger da solo a casa. Sai, non avevi niente da fare, quindi ti mettevi a fare qualcosa, esatto. Il pane con gli hamburger, mi prendevo il macinato e tipo questi smash burger, mi facevo tipo l'impasto per fare lo smash burger a casa. E quale ci manca? Questo tipo, non lo so, i formaggi differenti, cioè tipo ho provato una volta a fare un hamburger che era con il formaggio raclette, ok? Quindi era una vera e propria raclette però nel panino. Cioè questo formaggio raclette con questo hamburger, con queste cipolle cotte sotto sale poi ripassate sulla brace. E queste, cioè avevo fatto un'insalata di tipo un calestro, avevo fatto con il cavolo viola, il cavolo bianco, la carota e avevo messo anche dei cetrioli, però non cetrioli freschi ma cetrioli sotto aceto. L'acidità? Quindi per l'acidità. Cioè, no, ragazzi, rese così tipo il coleslaw. Esatto. Bellissimo. Cioè, ragazzi, una bomba. L'ho sempre desiderato, perché io sono, allora, sono sincero, sono amante dello street food, ok? Cioè io mi fotte il cervello. Sì. Adesso sono stato a New York, cioè sì, ok, bellissimo Stato di Libertà, bellissimo, cioè tutti gli altri monumenti, però il Chelsea Market ci ho passato tipo 5 ore là dentro, perché c'erano tipo 40 stand di 40 nazionalità totalmente differenti. E quindi avevo voglia di assaggiare tutto. Cioè avevo questa voglia matta, non riuscivo a fermarmi. Eh sì. Ma perché tu, cioè ho l'acquolina in bocca se ci penso. Ma voi avete la vocazione, come un prete quando sente la chiamata, capito? Cioè il cibo, secondo me è pazzesco. Eh sì. Cioè tipo la domenica, quando io ero a Londra, la domenica che ero libero, andavo al mercato di Brick Lane. Che bello. Brick Lane Market, cioè aspettavo la domenica alle 15, alle 16 o la mattina per andare da Brick Lane, fare il giro nel vintage e poi dopo fermarti a mangiare il pork belly, andai più avanti c'era quello che faceva il sushi live, più avanti ancora ti facevano questi toast, queste fette di pane, si chiama crunch bread with cheese, con questo formaggio super filante, cioè da paura. Io ho comprato un barbecue da poco e mi sto specializzando, barbecue top. Bello. Mi sto specializzando a fare brisket, pulled pork. Bello, bellissimo questa cosa. Passo molto tempo, però il problema è che costa troppo. E vabbè, oh. Io 16 ore di cottura il brisket, cioè due giorni li perdi a stare attento ad aprirlo, a spruzzarlo, chiuderlo, aprirlo, spruzzarlo. Stai dicendo esattamente la differenza per la quale penso da Sinodia, Santa Voglia, da noi, perché ci siamo noi qui. Spendi 60 euro a persona, sì, ma io lo so. E la differenza quando vai a mangiare da XYZ, certo, ne spendi 20, 20 e mi viene 30. A dire: ma tanto sempre salsiccia? No, non è sempre salsiccia. Io l'ho messa in carta perché la faccio. Perché l'unica cosa che purtroppo mi si è rotta è non posso macinare il capocollo o la pancia da me. Quella è la differenza, che io ci metto 2 giorni per preparare determinati ingredienti. Per fare un fondo, per fare un brodo, un consomé, per fare per ottenere una marinatura, capito? Un limone sotto sale, ci vogliono anche mesi, ci vogliono anche anni. E gli altri vai e lo compri. È esattamente quello. Ti sei risposto da solo quando qualcuno mi chiede: ma da te spendo troppo. Io dovrei fare questo esempio. Conosco un ragazzo che si è comprato il brisket, si è comprato il barbecue, dice che cuocerlo per 24 ore costa. Uno ti verrebbe da dire: grazie al cazzo. Sì. Te lo fai arrivare il taglio giusto, perché qua non lo sanno. Bravissimo, ti devi far arrivare il taglio per il brisket, ti devi far arrivare ti devi comprare le tue spezie. Le spezie. Ti devi comprare tutto quello che ti serve e non devi iniziare a fare pimento non lo trovo. Mostarda non la trovo, questa non la trovo, beh dai, sostituisco oppure ometto. No, prova per una volta a farlo come va fatto. Esatto. Esatto. Poi da lì crei la tua ricetta, io faccio così quando devo fare il sidro di mele per spruzzarlo. Esatto. Tutto quello che ti serve. Gli aceti vanno fatti in casa, il pane va fatto in casa, devi almeno provarci. Io ho la fortuna di avere veramente, in famiglia persone che capiscono, che sanno mangiare prima di tutto, che hanno sempre mangiato bene
Mio fratello è chef, però io mi rendo conto, cioè, andiamo a mangiare in questo posto stasera, dai, che mi, già mi sta venendo. E poi per me, devo dire una cosa fondamentale, non c'è cosa più bella, cosa più, non so, emozionante, cioè, la, se io penso a una cosa che mi fa stare bene è sedermi al ristorante con una donna e farmi servire come si deve, cioè... Per me arriva a un livello di godimento estremo. Però poi la minima imperfezione, purtroppo, perché sono così fissato, mi rovina completamente il mood. Cioè, se a me non mi mettono il bicchiere, o comunque devo stare io a dirgli e per fuori il pane, proprio mi scade totalmente. Non gli do neanche una seconda possibilità. Ti faccio una domanda invece. Fammela. Sono il cliente rompicazzo, fammi. Tu andresti lo stesso... senza una donna a mangiare fuori, sì, sì, sì. Per te? Sì, sì, vado. Ti spenderesti 60, 70, 80 euro, dici io stasera a tavolo solo. Uno sì, vuole mangiare e quando ti siedi fai fare. Ti sì, fai sì, tu, sì. Fammi assaggiare, certo. Fai assaggiarmi un antipasto, un primo, un certo. Dolce. Certo, sì, sì. Questo sì. Ce ne fossero come te. Sì, l'ho fatto ma non qui. Cioè, più quando viaggio. Quando viaggio perché mi piace. Non qua? Per, bravissimo, cioè, Samuele. Perché ci sono c'è questa cultura perché, che... No, ma no, non per scelta. Non se per vai scelta. A mangiare da solo sei uno sfigato, sei un perdente. No, oppure no, sei... non per questo, secondo me. Non mi è mai capitato, ecco. Cioè, parlando, cioè, non mi è mai venuto di uscire di casa apposta per andare in un posto a mangiare da solo qui. Mi è più successo in contesti di viaggio da solo, perché ho viaggiato. E come sei stato? No, perché qui sei a casa, conosci già tutto, conosci già tutti... Sì. E quindi no. Quando vuoi andare a mangiare vuoi andare dal posto che conosci e perché sei sicuro che ti tratteranno come si deve. Come deve essere. Invece fuori, non conoscendo niente, provi, ti butteresti. E invece quella mentalità che vorrei fosse riportata a Lecce, perché a Lecce non sono più gli stessi. Aspetta a voi. Ma noi a siamo noi. Già qua, ma noi siamo già qua. Non il problema so. È che lui sta da 5 anni, io da 1. E vi dico la... Vi dico la verità, non è che ce la passiamo e dici siamo miliardari, siamo rientrati dell'investimento fatto. Io sono esaurito, sono stanco, lavoro 6 giorni su 7 adesso, mattina e sera, indipendentemente da 0 coperti, 2 coperti o 30 coperti, che è il massimo. Mi unisco a lui su questa cosa. Ma si sente, si percepisce. Purtroppo, però, questo, come si dice? Gap. No, questo gap. Questo è un periodo limitato, io non potrò fare 2 coperti a pranzo e 6 coperti a sera e poi farne 30 e solo venerdì e sabato, perché così non posso fare degli investimenti per me fondamentali come avere dei ragazzi, dei professionisti, continuare a prendere gente e potergli dire io ti posso pagare se vuoi venire a lavorare da me, che dovrebbe essere alla base di ogni professione. Tu lavori per me o lavori con me, io ti pago. Questo è il minimo. Invece, cosa si fa qui in Italia? E soprattutto al sud, purtroppo, noi dobbiamo chiedere un sacrificio ai ragazzi. Devi lavorare con me, siccome sai che faccio dei sacrifici per poter avere questa materia prima, faccio dei sacrifici per poter fare questa tipologia di servizio, 30 coperti, tavoli superiori. Questo è il problema, 5. Perché se ne vanno fuori? Anche questo okay, è ma il nostro compito è nostro compito ritornare, far cioè, tornare la gente. Io con i colloqui che sto facendo adesso ho anche i messaggi salvati. La prima cosa che mi chiedono è ore di lavoro e soldi. E soldi. Lo so. Ok? Lo so. Cioè, quanto è il minimo al giorno? Tu sai già che non ti serve quella persona, perché prima di dirti quante ore lavori e quanti soldi fai, quanto è il tuo salario, io devo vederti lavorare in cucina. Perché sennò io non lo so, perché io ti posso dare pure 1500 euro, ok? A mese, che per me sono una cifra importante e che ancora non riesco a dare, perché è troppo alta, ne posso dare max 1200, ma io per darti quei 1200 euro sto facendo un sacrificio immenso, perché tu da me non ti trovi mai la tavolata di 15 persone che ordinano la carta. Tu stai solo imparando. No, non è che tu stai solo imparando, tu cuoco... Sai che io lavoro seguendo delle regole che noi cuochi conosciamo e apprezziamo. Degli standard. Degli standard o delle regole. Il cuoco, sai quando se ne va si imputtana il cervello? Quando tu lavori nei posti di fine dining e fai le tavolate alla carta. Regà, non lo potete fare. Non ce la fai a farlo. Se ho una tavolata da 15 e tu mi ordini un pollo, tu mi ordini un risotto, io te lo faccio espresso il risotto e siamo 3 in cucina,
Impossibile. È Gesù impossibile. Mio, trovatemi chi lo riesce a fare, se, essendo tre in cucina. Perché a me succede, e io ho dovuto mettere la regola. Superiori a 5 si fa degustazione. Ehi, ti chiamano, i ragazzi ti chiamano per chiedere, posso lavorare con te? Perché mi piace la tua mentalità. Per me è stato una vittoria, già questo. Però poi devi affrontare la problematica, come tenerli? Perché i ragazzi di oggi, gli chef hanno sempre quell'ambizione, quella col chiodo fisso, devo diventare più bravo, devo imparare più cose, perché diventando più cose, imparando più cose, mi pagano di più, divento più bravo, capito? Acquisisco qualcosa. E lo so. E... bel cazzo in culo. No, è un compito nostro, è compito nostro. È compito nostro. Rimboccarci le maniche adesso e farci promotori di un nuovo modo di fare ristorazione, che non è utopistico, non è una cosa, non me la sto inventando io. Fuori si fa da sempre. Il problema è che qui siamo rimasti un pelino indietro, un po' più di un pelino. Un pelone. Un pelone indietro. Perché non c'erano più ragazzi. Adesso invece siamo tornati. Alcuni di noi, io ho conosciuto Samuele, ma ti posso fare tanti nomi. Francesco Pellegrino, Giovanni Pellegrino, Floriano Pellegrino, sono i tre. Chi Bros, chi Lilith, chi cioè, Fusion. Secondo me, adesso che hai nominato Bros, giusto? Che coraggio. Io seguivo. Che esatto, coraggio. Che coraggio. Cioè, nel senso che... già loro hanno dato non profonda stima. Cioè, tipo, non saprei neanche definirti... Non ho un termine per descriverli. Ah, pensavo che stessi buttando merda. No, non profonda stima, per carità. Cioè, vabbè, anche lui fa la ricotta scante. No. Cioè, nel senso, chapeau. Perché sono stati loro, secondo me, i cultori del gourmet qui a Lecce. Da quando è arrivato Bros, hanno Solaica. Cambiato... Solaica. Sì, però c'è stato prima Bros di Solaica, giusto? Sì. Non vorrei sbagliare, Anto. Però Floriano è arrivato qui e ha portato un'identità di cucina... diverso, ragazzi. Sì, un concetto diverso. Però Floriano ha portato il gourmet qui, secondo me. Cioè, nel senso, è arrivato Floriano e ha iniziato a tremare la terra. Il vostro sogno è la stella Michelin? No. Bene. Per me no. Te lo direbbe, secondo me, ogni cuoco. No, non la voglio. Poi quando gli si arriva così, vuoi la stella? Sì, per favore. No, io sono sincero. Perché non ho la possibilità di attenermi alle regole per avere una stella in questo momento. Esatto, okay. Esatto, quindi la trovo antieconomica. E ti dico la verità, ci ho lavorato per tanti anni. Un altro mondo. Sai, mi manca lo scherzo che invece in altre cucine puoi avere. Il momento di scherzo e la... Vabbè, potresti essere però... la libertà di creare, di fare il cazzo che mi esatto. frega. Guardando in grande potresti prenderle e continuare a farlo. No, ma io lo faccio. Ma infatti a me non interessa stella, non stella. Piuttosto ti direi, sai cos'è che mi interessa molto di più? Una 50 best. Ok. Altri premi più attuali. Io non me lo posso permettere a Lecce un sommelier. 3-4 camerieri. Esatto. Sì. Un mixologist. Un sous chef. La carta, la cantina dei vini. No, quello te lo puoi fare, perché ti posso assicurare, esistono dei servizi. A noi Wine & More ci fa il servizio anche di consulenza per quanto riguarda la carta sì, vini. Sì, però devi avere, cioè, diciamo, budget. No, raga, incomodato. Due bottiglie per tipologia. Ovviamente, se c'hai la tavolata e ti chiedono 4 bottiglie di quel vino, purtroppo ti trovi in difficoltà. Per questo, quando chiami, io che ti dico? Avete delle preferenze di vino? Magari ricarico di più su quei vini. Non è facile, però puoi avere una carta vini. Io copro una cinquantina di etichette e lavoro con i naturali. Naturali che compro e cambio a rotazione ogni 10 giorni, quindi anche lì è tutto hand selling, non ce l'hai in carta, ce li hai appesi in... Vi faccio assaggiare un vino che c'ho, si chiama Di Navolino, non so se lo conoscete. No. È un vino non filtrato, senza nessun tipo di... come lo facevano quando li trasportavano sulle navi, nelle okay. botti, mille anni fa. Vabbè, ce l'ho a casa, ve lo faccio assaggiare. Di Navolino, sorprendente. Okay. Vabbè, comunque, perdonami, ti ho... No, è veramente è una guida. E anche loro sono fermi a tanti anni fa. Ovviamente ti viene duro quando pensi che ti stanno per dire
che da un dottore generico sta diventando un primario di cardiochirurgia, non lo so, sta diventando, capito? E soprattutto dopo ti viene la cosa, e ne voglio due, e poi ne voglio tre. Però devi immaginare che quelli sono dei progetti veramente importanti. Io non ce la faccio con l'investimento che ho fatto e con quello che posso fare ancora, non ce la farei mai da solo. Poi se dovesse arrivare, arrivare un finanziatore, ti dico ok, sediamoci a tavolino, vogliamo prendere la stella Michelin? Sì, ci sediamo a tavolino e vediamo, cerchiamo di arrivarci in un progetto che però a me comunque non mi interessa. Ok. Investi in altro. Ci sono ci sono milioni di cose più fighe da fare. C'è lo street food, come diceva Samuele prima. A me piacerebbe da morire fare un supper club a Lecce, dove tu c'hai il menù, 7 piatti, 8 piatti, 10 piatti, un cuoco, tutti al centro, countertop kitchen, quindi tutti a giro intorno a me. Che ve mangiate? Tu vuoi questo? Te lo preparo. Ma massimo due persone, un posto molto easy. Il mio sogno è jazz club. Un jazz club, sai, di quelli con i tavoli verdi, ma c'è il target a Lecce che ascolta jazz? Perché anche lì devi farti delle domande, no? Sì, ma come quando dicevano, perché quando vuoi fare business devi fare delle business. Domande, come quando dicevano, ma perché stai facendo un podcast a Lecce a caso? Perché a me era solo per divertirmi all'inizio e per contestualizzare gli eventi all'interno di un bar. Adesso lo fanno tutti. Io adesso a me non ne vedo altri 4-5, capito? Se non lo fai, no. Podcast? Addirittura. Facciamoci invitare. Invitateci, eh? Invito. Sì. Comunque, allora, intanto abbiamo parlato 1:26. Wow. Top. Puntata più lunga della storia. Io vedevo il nostro videomaker che soffiava. Gianluca tra poco si spara. Gianluca ci sei? E intanto vi invito, non so che lavorate tutto il resto, vi invito quel mercoledì, voglio sentirti suonare e cantare. Voglio Ma tu in tutto ciò cosa suoni? La tromba. Beh, sono il sassofono. Dai. Chitarra, giuro, il sassofono. Esiste, contralto. Ce l'hai? Ce lo suoni anche? Non lo porto con me sempre, tipo appeso. Non sono ancora Coltrane, non penso di diventarlo mai. Ma poi? Ce l'ho a casa. Chitarra, poi? Lo studio, chitarra, canto. Oh, okay. Suonicchio, suonare. Ok, quindi 21 marzo Spring Party, Music by Antonio Camilli. No, non suonerò perché faccio un altro mestiere. Quella è una passione. Chi suona? Il 21? No, il 21 non c'è. Non il 21 suoniamo noi con le padelle. Bravi. Suono le padelle io. Suono le padelle. Il 21. Padelle e gastro. Allora, intanto vi ringrazio ancora per aver speso il vostro tempo per lanciare un messaggio. Anzi, cogliamo l'occasione. Non vi fate fottere. Bravo, allora stavo chiedendo. Rimanete questo. Tutti qua. Perfetto. Solo questo, non vi fate fottere. Abbiamo mandato Igli. Siamo chiari. Non mi interessa venire a mangiare da me, da lui, ci mancherebbe. Da Tonino. Non vi fate fottere. Bene, mi sembra un'ottima chiusura. Ci sta. Ok, allora approfitterei anche. Vabbè, abbiamo detto dello Spring. Ma abbiamo fatto tutta l'intervista con quello che è da sola. Bella. Sì, mi sono tolti a un certo punto, ma no. Bellissimo. Ok. Allora, progetti futuri immediati che volete comunicare, se non ci sono, non fa niente. Il 21. Ok, il 21, no? 21 marzo, sì, Spring Party da Santa Voglia, vi aspettiamo tutti. Ovviamente Antonio ha ripetuto 60.000 volte durante questo podcast che ha soltanto 30 posti, quindi affrettatevi per prenotare. Mi avevi detto che eravamo già pieni. Cioè sì, è normale, caspita, quando vedono noi, cioè insieme, secondo me è già... Sempre perché ho scelto di collaborare con uno chef modesto. No, scherzo. Modesto. No, scherzo, però dai, secondo me sì, sarà una bella serata. O sbaglio? No, ok. No, non sbagli, no, non sbagli. Non sbagli. Sì, 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 sì. Sarà anche perché abbiamo fatto una da Sinodia che le persone ci dicono, ma come, non c'è più posto? Quindi credo che anche questa, mi auguro, sarà come quella da Sinodia. A voglia. Sinodia, no, scherzando. No, l'ha no, detto, Sinodia. L'ha detto, fine intervista. Taglia perché sennò... Non... Ha detto Sinodia. Come tutti, tra l'altro. Voglia santa. No, sto scherzando. Questa è bruttissima, io me ne vado. Finito per me. Grazie. Santa voglia di Guccini. Va bene, comunque ancora grazie. E grazie a voi. Seguiteci, andate a mangiare e apprezzate
e non vi lamentate, non cagate il cazzo. No, ma così sembra che davvero sembra che chiediamo chi sta che cosa. Non vi fate, ma io solo per provocarvi. Non vi fate fottere, tutto qui. Questo. Punto. Se vi dicono alle 9:30 apriamo, sappiate che vi stanno prendendo in giro. Probabilmente sì.